Sanremo Live. Passami il tempo, il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è. Se siamo amati, feriti, traditi. Telespettatori di Melito TV, mi trovo in compagnia di quest'uomo senza tempo. Senza tempo? Senza tempo, Luca. Cioè, nel senso che ce n'ho poco. No, Luca, io voglio sapere il segreto di mantenerti così, così bello. Ho molte amiche calabresi, molti amici calabresi, io sono circondato da calabresi, lavoro con tutti i calabresi da sempre. E come ti trovi? La OTR Live di Francesco Barbaro, che è calabrese come recita il cognome, e il mio avvocato Maria Francesca Quattrone è calabrese, siamo Quattrone, tutti calabresi qua, sono calabro romano io. Dimmi, un difetto dei calabresi allora, visto che li conosci, proprio un difetto che tu dici, questi sono proprio... No, sono bravi, precisi, almeno tutti i miei collaboratori sono, difendono con fermezza le loro idee, le loro convinzioni, e per fortuna che ce l'hanno, cioè hanno un carattere, e questo è importante, perché oramai è pieno di persone smidollate, che va bene tutto il contrario di tutto. No, invece i calabresi tengono botta, a me piacciono. Pure, guarda che pure fra, l'incontro fra un romano e un calabrese in termini, in termini di carattere è interessante, è creativo, è un incontro creativo. Bella, bella notta. Allora, perché Sanremo? Perché Sanremo è Sanremo, si sa, questo si sa, oramai è diventato un proverbio, Sanremo è Sanremo. Beh, io avevo un album, ho un album che è appena uscito, che si chiama Roma è de tutti, e sono 11 canzoni nuove di Zecca, scritte interamente da me, e tra queste c'è Passa Mersale, che ho presentato qui al festival. E, beh, sai, un album al quale uno dedica due anni di lavoro, fra la scrittura e la realizzazione, e poi pianifichi un tour, io parto il 16 marzo da Bari, faccio un tour in tutti i teatri, cosa, e, beh, vuoi presentarlo in modo più completo possibile, il festival ti dà questa possibilità di parlare a molte persone, di far conoscere il lavoro a molte persone. Io sono molto affezionato al festival, ho debuttato qui che ero un ragazzino, avevo 19 anni, come si dice pischello in calabrese? Figlioleddu. Figlioleddu, era un figlioleddu. Era un figlioleddu. Calabresella mia. Capito? E quindi insomma sono affezionato, cioè ti elenco, capito, i miei 9 Sanremo sono Roma spogliata, via Margutta, come dentro un film, l'amore rubato, portami, beh, poi mi fermo, se no vi annoio, fino ad arrivare oggi a Passa Mersale. Quindi devo dire che queste canzoni che io ho cantato hanno avuto una vita lunga, ancora sono tutte canzoni che io canto dal vivo nei miei concerti, e mi auguro che Passa Mersale si aggiunga a questo repertorio, perché è una canzone molto ispirata, molto sentita nell'intimo. E poi diciamo che il dialetto per tanti anni alcuni art direttori lo avevano quasi eliminato, no? Bisognava soltanto cantare in italiano, invece questa scelta proprio del dialetto romano un po' di tutti, eh? Io sono molto fortunato perché la lingua, cioè il romano più che un dialetto è un accento, è una, un modo di essere, è un po' una pigrizia verbale, non finiamo mai le parole, capito? Sono nato a Magnà, Tornà, Amà, noi li chiamiamo i 7 re di Roma, Annà, Tornà, Magnà, perché non diciamo mai il re finale, usiamo qualche parola tronca, abbiamo questo accento, ammorbidiamo le C fino allo sh, così, però è veramente su Passa Mersale e sulle altre canzoni non c'è nessuna parola incomprensibile a chi non fosse di Roma, quindi devo dire che in questo chiamarlo dialetto forse è anche eccessivo, è un suono, però è un suono che porta intimità e che porta verità, perché poi volevo che queste canzoni fossero ascoltate così come sono state create, come si parla a casa, come si parla nei vicoli. Rispecchiassero un po' la quotidianità, la realtà della vita. Sì, perché è un disco di musica popolare poi alla fine questo qua, e
la lingua che viene dal basso, dalle strade, dai vicoli, è quella che parliamo anche nei momenti in cui siamo anche più rilassati, diciamo la verità, tra amici o in casa, in famiglia. Beh, voi lo sapete bene perché il calabrese è forte. Il calabrese non se ne scorda le origini, sì, lo parla. Sì, ma sì, a voglia, ma anche qua. Il calabrese, no, dai, ma non ce la faccio. Dai, ti prego. Che ti devo dire? No, non ce la ti faccio. Piace il no, suono? Dai, no. Eh? Mi sta facendo adesso un pochino emozionato. Datta una pettanata. Scusami, giusto meno un po' ceddo. Vedi che no, bello. Beh, ogni tanto. Che bellezza. Sì, cerchiamo. Poi abbiamo questa dizione che facciamo la fatica, ste D, ste vocali aperte, mamma mia. Però sono belle, bella l'Italia con tutte quelle sfaccettature proprio dialettali, questi suoni. Tutte le cose aperte sono comunque meglio di quelle chiuse, sempre nella vita, porte aperte. Testa aperta, mente aperta. Sì. Duetto. Duetto, sì, stasera con Anna Foglietta, grande attrice, ma anche appassionata di musica, sa cantare molto bene. Tante caratteristiche, è una bellissima donna, è una bellissima madre di tre bambini meravigliosi, quindi questa canzone lei l'ha sentita dall'inizio come sua, diciamo, nel senso che ci si è identificata. Quindi ultima domanda e poi ti lascio, so che sei abbastanza impegnato a fare tante tante interviste, sì. C'è qualche domanda che non ti hanno mai fatto durante questi giorni? Perché poi domande sempre stesse, parlami dell'album, parlami della canzone, cioè sono queste, giriamo, noi giornalisti facciamo queste domande. Una cosa che vuoi dire tu che non ti hanno detto, anche una curiosità, una cosa che vuoi raccontare? Solo per noi di Melito, così abbiamo lo scoop. Di domande che questi giorni mi hanno fatte veramente, veramente tantissime, quindi non saprei cosa dire. Una cosa che mi piacerebbe che passasse su questo lavoro nuovo che è Roma è de tutti, che la gente veramente recepisse la spontaneità e la motivazione di fondo, cioè sono canzoni veramente ispirate, ecco, questo non te lo chiedono mai, tutti pensano che uno abbia scritto una canzone per Sanremo, no, questo era un album che io avevo dentro chissà da quanto, forse da quando ero piccolo, queste canzoni, queste tematiche, è venuto fuori tutto insieme oggi, niente avviene per caso e spero che vi piaccia, ciao a tutti. Fai un saluto ai nostri telespettatori di Melito TV. Da Luca Barbarossa un saluto a tutti gli amici di Melito TV, ciao. Se siamo presi, lasciati, feriti e a ritrovati, che ogni figlio amato e cresciuto l'avevo fatta le notti, mo li vedi a nan giro nel mondo coi nostri occhi. Se mi chiedi l'amore cos'è, io non so le parole che c'hanno i poeti, non è roba per me. Se mi chiedi l'amore che è, io non so le parole, ma so che nel cuore non c'ho altro che te. Guardaci adesso, t'aspettavi di più, niente è lo stesso, ma più bella sei tu, che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Se siamo più. Polo le disego, anche a me no, ma che ci vuole andare. Sanremo, spero che anche gli altri. Sanremo Live.